muore intossicata dopo aver mangiato una zuppa del supermercato. Era contaminata dal botulino, un dramma che ha colpito un'intera famiglia. La vittima, Perla, è una pensionata di 89 anni, ma anche la figlia, 65enne, Cristina, è finita in ospedale. Mia mamma non c'è più, non lo è stato, miracolata, e voglio giustizia per mia mamma. È mercoledì 11 settembre quando tutto accade. Madre e figlia abitano nello stesso stabile, in piani diversi, e si apprestavano a preparare la cena. L'anziana donna aveva comprato al supermercato una zuppa di carciofi perfettamente sigillata. La versa in un tegamino per scaldarla, poi ha iniziato a mangiarla. La zuppa, secondo lei, aveva uno strano sapore ed è in quel momento che chiama la figlia. Anche lei l'assaggia, solo 3 cucchiaini. Non era buonissima, ma l'anziana ne aveva già mangiato una buona parte. La mattina, al risveglio, iniziano entrambe a star male. Si pensava ad un virus intestinale. Passano 2 giorni, l'anziana donna peggiora, la corsa in ospedale, il ricovero, ma il giorno dopo muore. Una tragedia. Nel frattempo la figlia stava sempre peggio, aveva iniziato a sbiascicare, ad avere le palpebre basse, a non respirare bene. Passano altri 2 giorni, anche lei va al pronto soccorso del Sant'Eugenio di Roma. La visitano, le fanno molti esami, ma non si riesce a capire cosa le provocava quei malesseri. Poi, all'improvviso, il miracolo. Le chiedono qual è l'ultimo pasto consumato e se per caso fosse la stessa pietanza che aveva mangiato la madre morta. La risposta è sì. Così 2 neurologhe si consultano con una loro terza collega a cui riferiscono i sintomi della 65enne. La specialista aveva appena terminato uno studio sul botulino e capisce che i sintomi sono quelli. Il tampone lo conferma, ma è una corsa contro il tempo. Le condizioni della donna peggiorano sempre di più. Da Pavia, dal centro antiveleni, spediscono l'antidoto che arriva a Roma in 2 ore in elicottero. Mi hanno portato in codice nella sala rianimazione, mi hanno intubato, mi hanno sedato. Lei è viva per miracolo, la madre purtroppo no. Ed è per questo che ora chiedono giustizia. Hanno messo tutto nero su bianco, hanno fatto una denuncia su cui sta lavorando la Procura di Roma, il fascicolo aperto per omicidio colposo.